Kitty Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Mi wow! Il biglietto musicale! Era il compleanno di papà. I gattini si chiedevano che regalo fargli. Io lo so, mamma! Regaliamogli una bicicletta, così potrà passare sulle auto invece di restare bloccato nel traffico! È una splendida idea, però dimentichi che il tuo dolce papà è molto... maldestro! È vero! Allora potremmo regalargli un elicottero! È una bella idea, Budino, ma con tutto il traffico l'aria sopra le auto è terribile! Lo so io, lo so io! Regaliamogli un razzo, così potrà volare più in alto dell'aria puzzolente! Sì, ma conoscendo il vostro papà, finirebbe per restare bloccato in un ingorgo su Marte! E allora che cosa potremmo regalargli? Beh, c'è una cosa che vostro padre desidera da sempre! Ah? Dai, mamma, dici che cos'è? È un biglietto musicale, di quelli che quando li apri suonano una musica bellissima! È un regalo fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Nel negozio c'erano tantissimi biglietti musicali tra cui scegliere. Come facevano a decidere? Un biglietto con una torta di compleanno che suona tanti auguri a te è perfetto! Anche i gattini pensavano fosse perfetto. Voglio sentirla di nuovo! Voglio ascoltarla anch'io! Sentiamola un'altra volta! E così la riascoltarono un'altra volta, e poi un'altra e un'altra ancora, finché diventò difficile tenere il conto. I gattini continuavano ad ascoltare la musica, ancora, ancora e ancora. Ehi, cosa è successo? Beh, la batteria non può essersi già scaricata, forse il biglietto è solo un po' stanco. Avrà dimenticato come fa la musichetta, proverò a rinfrescargli la memoria. Ora fai il pigrone! Hai intenzione di rovinare il compleanno di papà! Mettiti a suonare come si deve! Oh, grandioso! Il biglietto ci tiene il broncio! Mamma! Il biglietto di auguri di papà non vuole più suonare! A quanto pare la batteria si è scaricata completamente. Qualcuno di voi l'ha ascoltato tante volte? Io vi avevo avvisato, ragazzi! Tu l'hai ascoltato quanto noi! Tu l'hai ascoltato molto più di me! No, non è vero! Adesso cosa regaliamo a papà per il compleanno? Proprio in quel momento, il papà fece ritorno a casa con una scatola piena di dolci sorprese che aveva preparato nella fabbrica dove lavora. So io cosa fare, venite! I gattini ebbero un'idea. Avevano capito che a volte il regalo più bello è quello che si fa con le proprie mani. Cookie, Chicca, Budino, ciao piccoli! Questo l'abbiamo fatto per il tuo compleanno! Perché ti vogliamo bene! Già, più di qualsiasi altra cosa al mondo! Grazie, grazie tante! Oh, è un biglietto meraviglioso! Oh, ho sempre desiderato un biglietto musicale! Questo è il biglietto musicale più bello che ci sia ed è anche il miglior regalo che abbia mai ricevuto. Però io vorrei tanto che il nostro biglietto potesse suonare da solo. Ed è così, piccoli. La mamma aveva registrato sul cellulare la musica suonata dai gattini. Per il papà fu la festa di compleanno più bella della sua vita. C'erano la musica, la torta e la famiglia. Il film! Cookie, Chicca e Budino erano emozionati per un nuovo progetto. Cos'è questo rumore? Sembra una balena. È papà! Ciao, piccoli! Vogliamo fare un film, ma non sappiamo come. Ah, beh, avete bisogno di un regista, uno sceneggiatore e un cameraman. E chi sarebbero? Allora, lo sceneggiatore inventa la storia. Il regista dice agli attori cosa fare. E il cameraman filma tutto con la telecamera. A me piace.
piace inventare le storie. A me piace dire agli altri cosa fare. Non mi resta che fare il cameraman. Il problema è che non ho la telecamera. Non ti serve, oggi i film si possono fare con il cellulare. Mamma, indovina, faremo un film. Per favore, ci presteresti il tuo cellulare? Ci serve per filmare. Certamente, però non perdetelo. Siamo pronti! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ed ecco il cast del film. Boris, Razzo e Turbina. Mi ciao! Cosa sono quei costumi? Il nostro film parla di pirati! E io sono una bellissima e perfetta principessa pirata! E io sono un pirata alieno del pianeta Harg! Pum, 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 pum. Io ovviamente sono un tradizionale pirata pagliaccio! Siamo senza speranze! Funzionerà, ma per prima cosa ci serve una nave! Una scopa e un lenzuolo trasformarono il divano in un bel veliero! La videocamera è accesa? Bene, allora azione! Azione vuol dire fate qualcosa oppure il film sarà una noia! Facciamo ballare la nave come se ci fosse una tempesta! Oh, posso saltare anch'io perché sono un pagliaccio! E posso cadere senza farmi male! Stop! Ma cosa combinate? Mi sa che la nave è affondata! Pum, 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 pum. Come faccio a lavorare in questo modo? Lo sai cosa succede adesso? Una balena li attacca! Ma chi farà la parte della balena? Che aveva provato tutto il giorno mentre dormiva i versi della balena. Il papà aveva un talento innato. Io sono una balena! Sono certa che è arrivato il momento della mia canzone. Ehi, la nonna non dovrebbe comparire nel film. Ho capito, è una telefonata. Pronto, nonna? No, non sono la mamma, sono io e sto girando un film. Cudino, tesoro! Nel bosco c'è tranquillità. È caldo e silenzioso. È bello come il mio musetto. Ehi, Budino, hai ripreso tutto? Non lo so perché ho perso il cellulare. Oh, che guaio! La mamma si arrabbierà tanto quando lo saprà. Lo dobbiamo trovare, c'è registrato il film! Ecco le mie scarpette da ballo! Qui c'è una forchetta! Provato. No, è un verme! Niente da fare! E adesso che cosa dirò alla mamma? Penso di sapere io che cosa fare, però mi serve il cellulare della balena. L'idea di Chicca era buona. Ecco dov'era finito il cellulare. Quella sera si tenne la grande prima del film. Che facciamo se il nostro film non piacerà? Ciao tesoro! Vi presentiamo il nostro primo film! Bravo! È bello come il mio musico! Un attimo di attenzione, per favore, questo film ha vinto l'ambito premio come miglior film dell'anno! Fantastico! Prego l'intero cast di venire qui a ritirare il delizioso premio. E fu così che Cookie, Chick e Budino realizzarono un meraviglioso film e vinsero un dolcissimo premio. Gattini spaventosi! Era l'annuale serata paurosa dei dolci gattini. Cookie, Chick e Budino erano eccitatissimi e indossavano i loro vestiti più spaventosi. Questa sera sarò un orribile mostro! Io mi sono vestita da streghetta! Io mi sono vestito da scheletro, visto? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Boo! Spaventati? Oh, povera me! Siete così spaventosi che mi avete fatto tremare! La mamma ha ragione, siete dei gattini davvero spaventosi! Abbiamo spaventato mamma e papà, ma chi spaventerà noi tre gattini? Oh, nessuno riuscirà a spaventarci, noi siamo coraggiosi! Perché non invitiamo qualche nostro amico? Forse uno di loro ci farà paura! Tortina fu la prima a provare a spaventarli. Su, vieni, Tortina, spaventaci! Non sono Tortina, sono la principessa Tortina dei Ragni! Boo!
Beh, Tortina non fa per niente paura. Pazienza, sono però una gattina bellissima. Fu la volta del secondo amico, Merino, che adorava spaventare gli amici. Sono una creatura della notte! E allora sono un vampiro troppo spaventoso! Quindi? Mi spiace, non funziona il tuo travestimento. Credo sia impossibile spaventare noi tre. Allora, vi state godendo la serata paurosa? No, non ci hanno spaventati neanche un po'. Non siete spaventati, eh? E va bene, noi usciamo a sistemare un po' il giardino. Mentre siamo fuori, perché non decorate la casa? Rendetela spettrale! Degli addobbi spettrali sono ciò che ci serve! Tutti eccitati, i gattini e i loro amici si misero al lavoro. Cookie disegnò delle feroci facce da mostro. Tortina ritagliò dei ragni di carta. E tutti gli altri crearono fantasmi e pipistrelli di carta velina. Al mio tre ci voltiamo tutti e vediamo quanto è spaventosa. Uno, due, tre. A dire la verità è piuttosto carina. Sì, è vero, però dovrebbe mettere paura. Raccontiamoci delle storie spaventose. Il vampiro Nerino conosceva centinaia di storie spaventose. Via. Era una gelida notte d'inverno, buia e tempestosa. Questa storia non mi fa paura. Io so come renderla spaventosa. Niente male! Perfetto. Era una gelida notte d'inverno, buia e tempestosa. Ok, ora ho paura. Io no, non ho ancora fatto niente di spaventoso. Chicca, come hai fatto a spegnere la luce del corridoio da lì? Veramente non l'ho spenta io. Oh, no, ho paura! Deve esserci qualcuno lì fuori. Magari è stata colpa del vento. E se invece ci fosse un vero fantasma? E se invece ci fosse un grosso pipistrello nero? Beh, qualunque cosa sia, ragazzi, io so esattamente che cosa fare. Cookie ebbe un'idea brillante. Vai, Cookie, come sei coraggioso! Lo sapete, ci sono due giganteschi pipistrelli grandi come gatti! Ciao, piccoli! Qualcuno ha parlato di pipistrelli giganteschi? Vi abbiamo spaventato! Avevi ragione, Cookie! Quei pipistrelli sono davvero grandi come gatti! I vostri costumi sono fantastici! Sembravate proprio due pipistrelli! Caspita, le vostre decorazioni sono davvero originali! In effetti sono così belle che fanno quasi paura! Siete pronti per una sorpresa? Su, Kika, spegni la luce! Cosa poteva essere? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La torta di papà era spaventosamente deliziosa. I gattini finirono per condividere la loro serata paurosa con la famiglia e con gli amici. La confettura di lamponi. Papà portava sempre delle leccornie dalla fabbrica dei dolciumi. Quel giorno ci fu una novità. Alla fabbrica di dolciumi stiamo preparando una nuova torta con una speciale farcitura al cioccolato. Fantastico! Oh, sembra davvero deliziosa. Perché non l'assaggiamo subito? Insieme a una bella tazza di buon tè. La mamma portò la torta in cucina per preparare il tè. Mammina! Vorremmo aiutarti a fare qualcosa. Per favore, possiamo aiutarti? Ma certamente. Sapete che cosa potreste fare? Prendete la confettura di lamponi. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Le confetture sono su una mensola giù in cantina. Giù in cantina! La mamma teneva tutte le conserve e le confetture in cantina. Cosa stiamo aspettando? Scendiamo! Va bene! Caspita, qui ci sono un sacco di cose interessanti! Vediamo! Che cosa abbiamo qui? Acetoso, molto acetoso! Beh, è troppo salato! Ma chissà cos'era! La lingua mi va a fuoco! Brucia, brucia, brucia!
Non assaggerò nient'altro da questi vasetti. Non dobbiamo assaggiare, ma trovare la confettura. Giusto, la mamma ci ha mandati qui a prendere la confettura di lamponi. Lo so, ma come facciamo a trovarla? I vasi hanno le etichette, basta trovare quella con su i lamponi. Qui ci sono le ciliegie. Sto sciando in cantina! Al galoppo, valigia! Qui ci sono le carote. Ehi, laggiù! Cosa c'è qui dentro? Mi sembra dei cavolfiori. E in questo vasetto ci non sono... Non sono lamponi, ma delle cose molto piccanti. Ci credo che sono piccanti. Sull'etichetta c'è un peperoncino. Ehi, guardate, li ho trovati. Sì, quello è un lampone. Evviva! Missione compiuta! È un'etichetta senza vasetto. Allora non ci resta che trovarne uno in cui manca l'etichetta, giusto? No, 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 no. Ah, sì! Che vaso grande! C'è tanta confettura lì dentro. Ora dobbiamo trovare un modo per portarlo su in cucina. Ma il vaso si rivelò molto pesante. Potremmo metterlo sul lato e farlo rotolare. Ditemi che non si è rotto. È intero. Adesso dobbiamo farlo salire sulle scale. Sarà dura. Urrà! Siamo degli aiutanti perfetti! Ci siamo quasi! Bene, ora dobbiamo iniziare da capo! Magari possiamo mangiare la confettura proprio qui! E poi salire a bere il tè! Già, ma se facessimo come dici tu, mamma e papà resterebbero senza confettura! Allora portiamo qui sotto il tavolo, così faremo merenda in cantina tutti insieme. È un piano perfetto, basta, non riesco più ad aspettare, voglio mangiare la torta. Il tavolo risultò essere troppo grande. Ci servirebbe una porticina più grande. Non riusciremo a mangiare la torta insieme alla confettura e al tè. Mi è appena venuta un'idea grandiosa. Rimettiamo il tavolo in sala, versiamo un po' di confettura qui dentro e portiamola su. Cookie, chicca, budino, tesori miei, che dolci. Avete trovato la confettura giù in cantina e avete pensato di portarla di sopra in quella coppa. Già, quella magnifica coppa di confettura farà una gran bella figura sulla tavola vicino alla nuova torta. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! L'avventura in cantina aveva messo appetito ai dolci gattini. La confettura di lamponi e la speciale torta al cioccolato erano quello che ci voleva. La bicicletta! Era un gran giorno. Mamma e papà stavano regalando a Chicca la sua prima bicicletta da grande. Sorpresa! Urrà! Ora potrà partecipare alla corsa di biciclette con voi grandi. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Che io non so andare sulla bici da grande. Imparerai ad andare senza rotelle in un baleno se i tuoi fratelli te lo insegnano. Certo. È piuttosto facile. Già. Tutta orgogliosa, Chicca mostrò agli amici la sua nuova bicicletta. Ehi, Chicca, sulla bici nuova sembri una gattina grande. È davvero una bici bellissima. Quando facciamo una corsa tutti insieme? Prima dobbiamo insegnare a Chicca ad andare sulla bici nuova. È facile, Chicca, guarda! Cookie andava così veloce che la povera Chicca riusciva a malapena a capire cosa stesse facendo. Hai capito tutto? No! Beh, fai comunque un tentativo. Così non va bene per niente. Ti mostro io come si fa ad andare in bici. Budino fece quello che aveva fatto Cookie, ma molto più lentamente. Chicca osservava con tutta l'attenzione possibile. Guarda, per girare si fa così. Ricorda, la cosa più importante è pedalare velocemente. Per me la cosa più importante è stare in equilibrio. Suonare il campanello è importante perché è un suono molto carino. Chicca fece del suo meglio per ricordare tutti i consigli degli amici. Coraggio, Chicca, puoi farcela. Faccio a ricordare che devo girare il manubrio, pedalare velocemente, mantenere l'equilibrio e suonare il campanello tutto allo stesso tempo. Beh, se ti lanci dall'alto di una discesa ripida, non dovrai pedalare molto per andare veloce. Ma Cookie, come faccio a mantenere l'equilibrio? Per
per farti stare in equilibrio potremmo montare due ruote giganti sulla bici. Ma Budino, non sarebbe una cosa un po' pericolosa? Potremmo fisciare un grande elastico a due alberi e... Via! No, dovremmo legare dei bei palloncini rosa alla sua bici. Così resterebbe in equilibrio e sarebbe bellissima. È inutile, non imparerò mai. Oh! Il papà di Razzo arrivò per dare inizio alla corsa. Che cosa avrebbe fatto, Chicca? È ora di dare inizio alla corsa, piccoli. Questa è la linea di partenza, mentre la bandiera rossa laggiù segna il traguardo. Siate corretti e divertitevi. Ma io non sono capace. Urrà! Dopo che avrò vinto, tornerò qui e ti insegnerò ad andare in bici, promesso. Ma se vinco, voglio essere io a insegnare a Chicca come si fa. Ai vostri posti, siete pronti? Vincerò e le insegnerò ad andare in bici! No, lo farò io! Coraggio, non ti arrendere, Chicca! Cerca di mantenere l'equilibrio! Ora prova a pedalare! Mantieni l'equilibrio! Pedala, gira e suona anche il campanello! Evviva! Nel frattempo, la competizione si faceva molto accesa. Sarò un insegnante più bravo di te! Io di più! Amici, siete davvero buffi ammassati così l'uno sopra l'altro. Dopo una sensazionale collisione tra i corridori, la vincitrice è la piccola Chicca. Ci stai prendendo in giro? Mamma, papà, indovinate! Chicca ha imparato da sola ad andare in bici senza rotelle, è stato incredibile! Ha vinto la corsa e ci ha battuti tutti! Proprio così! Ero sicurissima che sarebbe andato tutto bene. A noi non è andata molto bene, visto che abbiamo perso la gara. Non l'abbiamo neanche finita! Chicca ha imparato ad andare senza rotelle ed è una vittoria per tutta la famiglia, perché vuol dire che potremo fare passeggiate in bici tutti quanti insieme! Il parco è pieno di piste ciclabili! Il papà aveva già organizzato di andare in bici al primo picnic di famiglia. Fantastico! E quando faremo lunghe passeggiate, indosseremo i nostri giubbotti catarifrangenti che si illuminano al buio. Fantastico! Mi-wow! Chicca aveva vinto la corsa, ma la famiglia aveva trovato un nuovo modo per divertirsi insieme. E questo è il premio più bello di tutti. I dottori. Un giorno, mamma e papà fecero a Cookie, Chicca e Budino un bel regalo con cui giocare a fare finta. Piccoli, guardate cosa abbiamo per voi! Che evviva! C'è il termometro! Anche delle lunghe bende! E un bel cappello! E tutto il necessario per avviare il vostro studio medico e giocare al dottore! Fantastico! Mi wow! Io faccio la dottoressa! No, voglio farlo io il dottore! Anch'io! Sì, ma se tutti e tre facciamo i dottori, dove li andiamo a prendere i pazienti? I nostri amici potrebbero fare i pazienti. Ciao! Noi giochiamo al dottore. Qualcuno di voi si sente male? Sì, io sto molto male. Facciamo visite a domicilio, prendiamo alcune medicine e arriviamo da voi. La marmellata! La prima paziente dei dolci gattini era Tortina. Buongiorno, signora, che cosa si sente? Ho qualcosa che non va alla coda. Secondo me non è abbastanza bella. Bene, stia tranquilla. Posso tagliarle la vecchia coda e cucire al suo posto una bellissima coda di pavone. Semplice! Non mi serve un'altra coda. Voglio un secondo parere medico. Allora, non sento proprio niente. Posso colpirla col martelletto? Mettilo giù! Dovremmo solo avvolgere la coda con alcune bende. Va bene, basta che siano carine. Tante grazie, dottori. Spero che si senta meglio, signora. E tenga a mente che una mela al giorno toglie il medico di torno. Visto che Tortina stava meglio, i dottori andarono a visitare Razzo. C'era tanto vento e non fu una passeggiata molto piacevole. Achiu! Buongiorno, signore, che cosa si sente? Dottori, mi sa tanto che mi sto trasformando in un alieno. Parlo anche come un extraterrestre. A quanto pare lei ha la febbre aliena. Ma noi abbiamo il rimedio perfetto. Prenda questa marmellata di frutti del cosmo. Cura tutte le malattie aliene. Oh no, a quanto pare me la sono mangiata tutta io. Non fa niente, le possiamo fare un'iniezione di marmellata e presto si sentirà di nuovo come un terrestre, a meno che non si trasformi in un cocomero o in un annaffiatoio. No, non voglio fare l'iniezione.
attenzione! Calmi, signore! Visto che è un bravo paziente, le do un lecca-lecca alla frutta e mi raccomando, stia a riposo! Mi sento già molto meglio! Anche Razzo stava meglio! I nostri piccoli dottori pelosi dovevano ancora curare Boris, così corsero sotto la pioggia dal loro paziente. Signore? Beh, il problema è che mi sento molto molto triste quando fuori piove e il cielo è tutto grigio. Magari basterà solo arricciarle i baffi. No, no, lascia stare i miei baffi, in realtà mi fa male la pancia. Oh, ma certo, acciù! Che strano, acciù! Sì, sembra che lei abbia ingoiato un'elica, anzi credo sia qualcosa di più grande. È la tua pancia, brontola per tutta la marmellata che ti sei mangiato. Sì, hai ragione, la mia pancia che borbotta. La sua pancia sarà come nuova dopo un po' di tè e dei biscotti. E legga anche questo libro sui clown, la tirerà su. Oh, i pagliacci li ho sempre trovati grandiosi, adoro i loro nasi rossi. Oh, caspita, anche i vostri nasi sono molto rossi. Oh! Mammina! Oh? Abbiamo curato i nostri pazienti! Siete bagnati fradici. Avanti, toglietevi dalla testa questi cappelli zuppi e filate dritti al letto. Vi ho portato una tazza di tè caldo al limone. Bevetela, così domani starete meglio. Dopo una bella notte di sonno, i gattini stavano benone. Buongiorno. Qualcuno ha chiamato il dottore? Io vi ho portato le arance per cominciare bene la giornata. E io ho portato le biglie, così potremo giocare tutti insieme. E io ho portato uno scherzetto per tirarvi su. Uno studio medico non sarebbe completo senza un'ambulanza scattante. Oh, sono un'ambulanza! Ditemi come fa la sirena dell'ambulanza? Fa così! Miwau, 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 miwau! Ai gattini piacque giocare al dottore, ma si divertirono di più a bruciare chili di sana energia giocando con gli amici. I detective! Un giorno Cookie, Chicca e Budino decisero di giocare con i loro giochi preferiti. Glab glab iii, glab glab brum, la mia autopesce è mitica! Ma Chicca non riusciva a trovare la sua amata bambola di pezza. Mischitilù è sparito! Devi averla persa, so come ti senti perché io perdo sempre tutto. Tu lasci i giocattoli in giro e io mi prendo cura delle mie cose. Ah ah! Forse l'hai lasciata da qualche parte. Magari salterà fuori un giorno o l'altro. Forse quando avremo 100 anni. Ma io Miss Kitty Lou la voglio adesso, non fra 100 anni. Se il famoso detective Gatto Holmes fosse qui, ci aiuterebbe a trovarla in un battibaleno. Ho letto tante storie e conosco il suo super mega arguto metodo deduttivo. Come, scusa, che hai detto? Super mega cosa? Metodo deduttivo. Significa che devi pensare moltissimo alla cosa che hai perso e poi andare a cercarla. È il metodo più geniale che ci sia per cercare le cose. Elementare. Tanto è tutto inutile. Lui esiste soltanto nei libri. Come facciamo? Beh, ma anche noi possiamo diventare grandi detective e trovare Miss Kitty Lou. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Allora, signorina Chicca, esattamente quanto è grande la bambola che ha perso? Direi grande così, signore. Vediamo un po'. Troppo grande per averla persa nell'erba? Conosco un posto in cui potrebbe stare una cosa tanto grande! Oh, sto bene? È buio qui dentro. Ehi! Qui c'è qualcosa! È Miss Kitty Lou! Meglio, un vecchio cappello di papà dove qualcuno ha fatto il nido. Come può il cappello di papà essere la casa di un gufo? Papà deve averlo lasciato in giro e il gufo l'ha preso. Allora, signorina Chicca, mi dica per favore qual è l'ultimo posto in cui ha visto Miss Kitty Lou. Il recinto della sabbia. Stavamo facendo i castelli di sabbia quando è iniziato a piovere. Mistero risolto! La sua bambola sarà sepolta nella sabbia. L'hai trovata? Penso di sì. È la mia bambola? Meglio, una mia macchinina, un calzino di Budino e una talpa. Come ci è finita la mia macchinina nella sabbia? Elementare, caro Cookie, semplicemente non l'hai messa a posto. E dove sarà la tua Miss Kitty Lou? Non lo so proprio, forse non siamo dei grandi detective come credevo. Sì, invece, mi hai fatto riflettere. Cerchiamo la carrozzina della mia bambola. Quando è iniziato a piovere, Miss Kitty Lou era nella sua carrozzina. Potrebbe essere un pezzo importante del puzzle, signorina Chicca. Faccia strada!
E così i tre detective partirono alla ricerca della carrozzina, anch'essa smarrita, della bambola perduta. Cercarono su e giù, giù e su. Non fu sempre facile, ma i bravi detective non si arrendono mai. Ho trovato delle tracce. Tracce della carrozzina? Forse. Chissà dove portano. Seguiamole. Le misteriose tracce portavano dritto alla casa dei dolci gattini. Oh, evviva, l'abbiamo trovata! Però la carrozzina è vuota. Ehi, che cosa ci fa qui questo filo? Oh, quello è un capello di Miss Kitty Lou! Guardate, lì ce n'è un altro! I gattini detective seguirono la scia dei figli. Trovata! Allora il colpevole nel caso della bambola scomparsa è la mamma! Già, sono colpevole, lo confesso. L'ho trovata tutta zuppa nella carrozzina. Ho portato la carrozzina in casa e ho steso la bambola ad asciugare. Tante grazie, mammina! Questo vuol dire che il caso è risolto. Quando finisci di giocare, dovresti rimettere a posto la tua bambola. Ho ritrovato la mia macchinina e un calzino di budino. Ops. Ah, bravi miei piccoli detective. Indovinate quale papà ha messo le zampe sulla nuova edizione del gioco da tavola di Sherlock Holmes? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Fare il detective è molto divertente. Ma è buona norma rimettere a posto i giocattoli. Così li troverai facilmente quando ci vorrai rigiocare. La spesa! La mamma e il papà erano andati a fare la spesa e si erano portati dietro i dolci gattini. Un pacco di spaghetti, delle banane e pesce fresco. Ci servirebbe un secondo carrello della spesa. Quanto ci vuole ancora? Voglio andare a casa a giocare. E io ho tantissima fame. Un momento, ho dimenticato il latte, il pane e il tè. Ora dobbiamo raccogliere tutto. Voi raccogliete, noi pensiamo al latte, al pane e al tè. Sì, così finiremo di fare la spesa in fretta. Perché no? Credo che vi possiamo affidare questo importante compito da grandi. Sì, intanto papà e io vi aspetteremo qui fuori. La mamma diede loro il portafogli per pagare la spesa. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Allora, Cookie, tu vai a prendere il pane, Budino tu prendi il latte e io invece penserò al tè. Ma il pane non era interessante quanto lo erano i giocattoli. E a chi importa del latte se ci sono le caramelle? Quanto a Chicca, lei ricordò che aveva un incarico molto importante da portare a termine. Cookie invece se n'era dimenticato. E anche Budino. Dove sono il latte e il pane? Abbiamo il portafogli della mamma, c'è abbastanza denaro per comprare tutto. Il latte e il pane sono noiosi, preferisco le caramelle. Ma scusa, Budino, che cosa berremo se non abbiamo il latte e una tazza di caramelle? Cookie, se torniamo a casa senza pane, cosa userà la mamma per preparare i sandwich? Un autobus giocattolo! Oh, va bene! I dolci gattini andarono a comprare il pane, ma scoprirono che ce n'era di tanti tipi diversi. Prendiamo questo e andiamo via. Ma quella è una pagnotta al formaggio, a noi serve del pane normale. Va bene questo? Credo sia meglio integrale. Allora questo? Quello è tondo, i sandwich che mangiamo sono sempre quadrati. Guarda, questo qui è quadrato e anche integrale. Perfetto, manca solo il latte. A quanto pare anche di latte ce n'erano vari tipi. Alla fragola! Quello non va bene! Al cioccolato, gnam! No, neanche quello! Allora, che ne dici di questo? Quello è yogurt e non latte! Guarda, questo qui sembra latte normale! Allora è il latte che ci serve! La mamma di Razzo faceva la cassiera al supermercato. Cookie, Chicca e anche Budino! Buongiorno! Buongiorno! Siete proprio dei gattini grandi, fate persino la spesa da soli. Eh sì, ci hanno affidato un importante compito da grandi. Oh, quei pattini sono davvero carini. Potrei usarli sul ghiaccio. Ragazzi, dobbiamo comprarci quei pattini. Ma non avete abbastanza denaro per comprare tutto?
Scegliete o i pattini o la vostra spesa. Bene, allora prendiamo i pattini. Per favore, ascoltate. Se facciamo come dite voi, oggi avremo zuppa di pattini per pranzo. Ecco che arriva la zuppa. Buon appetito! La zuppa di pattini non sembra molto invitante. Scommetto che i sandwich di pattini sono anche peggio. Vorremmo usare il denaro per pagare la nostra spesa. Siamo qui per questo. Mamma, papà, eccoci! Ecco quello che mancava. Siete stati bravissimi, tesori miei. Avete portato a termine un compito da grandi. Siete pronti per una bella sorpresa? Ingrassi per la pista di pattinaggio su ghiaccio. Li abbiamo comprati mentre facevate la spesa. Pattineremo! Grandioso! È quello che volevamo! Sì, ma non abbiamo i pattini da ghiaccio. Questo non è un problema. Possiamo noleggiarli alla pista. Fantastico! Miwow, 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 miwow! I dolci gattini portarono a termine l'importante incarico da grandi, ma passare una meravigliosa giornata con l'intera famiglia fu il compito più importante di tutti. Le sculture di neve. Un giorno, Pittor Gatto organizzò un concorso per la migliore scultura di neve. Il vincitore del concorso riceverà un'intera scatola di deliziosi biscotti. Fantastico! Miwow, 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 miwow! Guardate la videocamera, sorridete e dite topi! Topi! Laggiù ci sono le vostre pale. Ora, immaginate che la neve sia argilla. Trovate l'ispirazione e scolpite la neve. Cominciate! Io farò un grosso gatto di neve. Io farò un gatto di neve ancora più grosso. Io di più. Anche Boris decise di fare un gatto di neve. E così Leo e Tortina. Di solito le braccia si fanno con dei rametti. Ah! E per fare i bottoni agli occhi si possono usare dei dadi. Io i dadi non ce li ho, Leo, me ne presti qualcuno? Anche me, per favore! Il naso si può fare con una bella pigna, in questo modo. Bene, diamo un'occhiata a tutte queste sculture e vediamo chi vincerà questi deliziosi biscotti. Io! Per prima cosa dobbiamo capire qual è la scultura migliore. Ma quando Pittor Gatto vide la sfilza di gatti molto simili, non seppe come scegliere la scultura migliore. Miau, è un'impresa piuttosto difficile. Il mio gatto di neve sarà il più bianco di tutti. Ma li abbiamo fatti tutti con la neve, quindi sono tutti bianchi. Vediamo se riusciamo a trovare altre differenze. Ma proprio in quel momento ricominciò a nevicare. E un manto di neve bianca ricoprì allo stesso modo le statue e i dolci gattini. Perbacco, c'è neve bianca su ogni cosa, guardate! Ehi, mi hai fatto male! Scusa, pensavo che fossi il mio gatto di neve! Se vogliamo continuare il concorso, voi gattini dovete liberare le vostre sculture dalla neve! Ma liberare le sculture dalla neve era difficile. Ehi, dov'è la mia scultura di neve? Era proprio qui! Il mio gatto di neve è in buono stato! Oh, non più! Questo è tutto quello che resta del mio! Oh no, sono tutti rovinati! Ragazzi, dovremmo fare le sculture in casa, in questo modo la neve non le ricoprirà! Ma Cookie, in casa si scioglierebbero all'istante! Allora dovremmo farle di un altro materiale, come il metallo! Il metallo non si scioglie! Certo, ma poi non sarebbero più sculture di neve, sarebbero più simili a dei robot. Beh, magari potremmo... Non so che dire, so solo che ho tanta fame. Ehi, avete visto, ragazzi? Adesso la scultura di Budino assomiglia a una torta. Hai proprio ragione, Chicca. Manca solo una rosellina sopra. Meravigliosa! Io con la mia neve farò una bellissima corona da principessa. Io farò un razzo spaziale di neve. Io farò un clown di neve. E così ogni dolce gattino fece la propria scultura speciale. Chicca fece il papà, la mamma, Cookie, Budino e se stessa. Bene, adesso le sculture di neve sono tutte diverse e meravigliose e per me è ancora più difficile scegliere la migliore. Credo comunque di aver trovato la risposta. Meritate tutti quanti una scatola di biscotti per le vostre meravigliose sculture. Fantastico, abbiamo vinto!
Sono così orgogliosa che abbiate vinto tutti e tre. Quei biscotti sono una mia ricetta. A proposito, credo che stia per cominciare il telegiornale locale. Si è tenuto oggi un concorso di sculture di neve. Cookie, Chicca, Budino, Boris, Leo e Tortino hanno vinto il premio. Complimenti a questi gattini pieni di talento. Siamo in TV, siamo famosi ora. Le sculture sono piaciute a tutti. A quanto pare il papà aveva avuto la bella idea di portare il video del concorso alla sede del notiziario. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. I dolci gattini condivisero con l'intero paesino le loro sculture e con la loro famiglia i biscotti che avevano vinto. Un'avventura spaziale! Una sera si mise a nevicare così forte che i gattini dovettero restare in casa. Mi annoio tanto, dobbiamo trovare qualcosa da fare. Sì, ma che cosa? Ehi, guardate, i fiocchi di neve sembrano stelle cadenti. Immaginiamo di fluttuare nello spazio. Incredibile! Statemi a sentire, ci imbarcheremo in un'avventura cosmica. Io ci sto, voleremo in mezzo alle stelle. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Nello spazio non c'è gravità, quindi dovremo fluttuare. Ah, ottima idea, proviamoci. Fluttuare è faticoso, sono sfiancato a furia di combattere la forza di gravità. Allora perché non costruiamo un'astronave per volare in casa? Con la scatola dei gomitoli della mamma, i gattini fecero il corpo dell'astronave. Trovarono dei cartoncini per fare le ali. Poi presero un imbuto, una frusta, alcune ciambelle e attaccarono tutti questi pezzi alla scatola. Alla fine, la loro astronave era pronta per volare. Qui è il vostro capitano spaziale, preparatevi tutti per il decollo. Qui è il navigatore dell'astronave, siamo pronti a decollare. Astronave, qui è il meccanico, avvio il motore, signore. Stiamo volando! C'è una tempesta di comete davanti a noi. Due mostri spaziali. Mammina, papino. Pensavamo che foste dei mostri spaziali alieni. Che combinate, gattini pazzerelli? Ci siamo imbarcati in un'avventura spaziale. A me sembra più una confusione spaziale. Fareste meglio a cominciare a mettere tutto a posto. È quasi ora di dormire. Che ne sarà della nostra super mitica astronave? Abbiamo lavorato tanto per fare la nave. Già. A tutto l'equipaggio, base di controllo chiama gli astrogattini. È un'importante missione che solo i migliori gattini possono compiere. Questi retriti spaziali vanno eliminati in fretta. O potrebbero andare a schiantarsi sulla colonia dei gatti. Mi avete sentito? Passo! Forte e chiaro, signore, gli astrogattini accettano la missione. Evviva! Che cosa ne facciamo di tutte queste comete? Le trasporteremo sul pianeta Cassettoni. Campo di asteroidi in cucina! Rimettiamoli nei rispettivi cassetti! Anzi, volevo dire, riportiamoli in orbita! Guardate queste meteore di carta! Oh no, sono sparse dappertutto! Mettiamole nella libreria della stazione spaziale! Wow, come filano! E questa spazzatura spaziale va gettata nel buco nero del sacco dell'immondizia! Oh, quanta spazzatura spaziale! So io che cosa dobbiamo fare! Una passeggiata spaziale per portarla fuori! Nello spazio fa molto freddo, indossate le tute spaziali! Dei gatti dalla spazzatura spaziale. Ma guarda, ci sono degli strani mostri spaziali. No, ti sbagli, papà, siamo noi. Abbiamo terminato la nostra missione. Grandioso. Ora andate a prepararvi per andare a letto, poi verrò a raccontarvi una bella storia sul cosmo. Che parla di tre astrogattini. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. La mamma e il papà crearono uno speciale cielo stellato nella cameretta dei gattini.
I dolci gattini ascoltavano il papà raccontare storie sugli astrogatti e non vedevano l'ora di addormentarsi per fare sogni fuori dal mondo. Domenica! Una domenica mattina, la mamma stava uscendo di buon'ora per andare in palestra, lasciando Cookie, Kick e Budino a casa con il papà. Allora io vado al corso di ginnastica. Divertiti, mia cara, io baderò i dolci gattini. Ve la caverete senza di me? Staremo benone, mammina. Certo, con papà non ci annoiamo mai. Ah, sì, su questo avete proprio ragione. Ciao, amori miei. Papà, giochiamo con le bambole. Papà, perché non giochiamo a scacchi? E a freccette? Va bene, miei meravigliosi gattini, giocheremo con le bambole, a scacchi e a freccette. Fantastico! Ma dov'era il papà? Ma insomma, vuoi venire a giocare con noi? Sì, sì, sto arrivando, miei dolcissimi gattini. Ora ti spiego, Mischietti Lu deve provarsi tutti questi bei vestitini. Guarda, ecco la scacchiera, tu prendi i bianchi. Ho le freccette magnetiche, tieni, reggi il bersaglio. Sembra tutto così divertente, ok, cominciamo. Ops. Oh no, papà è tornato a Russopoli. E così i bravi gattini lasciarono che il loro stanco papà si godesse un meritato pisolino. Diciamo così. Sveglia, sveglia. Ghiri, ghiri, ghiri. Oh, mi prude la pancia. Che altro possiamo fare per svegliarlo? Mi è venuta una bella idea che potrebbe funzionare. Papino, hai bisogno di una rinfrescatina. Ma Budino, se si bagna potrebbe prendere il raffreddore. Allora, potremmo trovare qualcosa di super mega rumoroso e metterglielo accanto. Ehi, Papino! Cookie, in quel modo gli provocheresti un terribile spavento. E come lo possiamo svegliare? Forse non dovremmo svegliarlo. Perché non facciamo i bravi e lo lasciamo sonnecchiare? Così quando si sveglierà avrà un sacco di energie per giocare con noi. Buona idea! Shh! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Notte, notte. Pensate che abbia dormito abbastanza? No, non ancora. E adesso? Beh, chissà, forse sì, chi lo può dire? Non pensate sia ora di svegliarlo? State indietro, ci penso io. Pronto? Se mi cercano sono alla fabbrica per un controllo alle caramelle. Allora, il pisolino. Mi è venuta un'idea meravigliosa. Quando la mamma mi canta le ninna nanne, io riposo meglio. Perché non gliene cantiamo una? Non disturbiamo papà. Niente fusa, niente miau. Che se si riposerà, poi con noi lui giocherà. Ciao piccoli, vedo che non vi siete annoiati per niente a giocare con il vostro papà. Sveglia dormiglioni, è tornata la mamma. Sono sveglio al 100%, riposato e brillante. Ehi, alzatevi gattini. Oh, non possiamo dormire un altro pochino. Fateci dormire a domenica. Beh, perché no? Voi continuate pure a dormire. Vorrà dire che papà e io andremo fuori a divertirci da soli a lanciare questo nuovo frisbee. Che bello sarà uno spasso. Cosa? Davvero ci hai comprato il frisbee? Fantastico! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Che la si trascorra a dormire o a giocare insieme, la domenica è un giorno perfetto per stare in famiglia. Il pappagallo. Un giorno papà era tutto preso, come al solito, a sognare una nuova ricetta. E quando sarà cotto a puntino, si toglie il cookie dal forno, lo si decora con una dolcissima chicca e lo si serve con un delizioso budino di lamponi.
È una ricetta deliziosa, sarà meglio scriverla. Papà, ci hai chiamati? Budino, dolcissima chicca e cookie! Papà, hai detto per caso che ero al gusto di lamponi? Il vostro papà ha appena inventato la ricetta di un nuovo delizioso dolce. Esatto! Ma prima ho una sorpresa per voi, indovinate! I vicini sono partiti per un breve viaggio e ci hanno chiesto di badare al loro pappagallo. Davvero? Avremo in casa un vero pappagallo? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Uccellino, uccellino! Ho letto da qualche parte che i pappagalli parlano. Questo uccellino sa parlare, ma è fantastico! Avanti, uccellino, di qualcosa! Non essere timido, di qualcosa! Forse non vuole parlare perché si sente chiuso in gabbia. Allora facciamolo uscire! Dai, ti ascoltiamo! Forse ha fame e vuole mangiare! Allora, come si dice? Di grazie! La parola che dovresti dire è grazie! Forse gli piacciono le caramelle, ne vuoi una, piccolino? No, aspetta, te la do solo se dici per favore. Magari è troppo piccolo e non ha ancora imparato a ripetere le parole. Gliele dovremmo insegnare noi. I dolci gattini pensarono alla parola giusta da insegnare al pappagallo. Secondo me dovremmo insegnargli a dire boo! Così quando i vicini torneranno li potrà spaventare. Come facciamo ad essere sicuri che spaventerà solo loro? E se cominciasse a spaventare tutti quanti? Beh, magari dovremmo insegnargli a dire qualcosa come complimenti, perché è una parola che tutti amano sentirsi dire. Ma Budino, complimenti si dice quando succede qualcosa di bello, non si usa così a bandera. Complimenti! Complimenti! Dovremmo insegnargli una parola normale e semplice, qualcosa come ciao! Sì, non spaventerà nessuno se dirà ciao! 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 Cosa? Per favore, potete andare a giocare da un'altra parte? Ho appena scritto ciao nell'ultimo passo della mia nuova ricetta. Vediamo che cosa dovevo fare dopo aver tolto il cookie caldo dal forno. Si toglie il cookie dal forno, lo si decora con una dolcissima chicca e lo si serve con un delizioso budino di lamponi. L'astuto pappagallo ricordava alla perfezione la ricetta del papà. Grazie, la ricetta era proprio così. Questo dimostra che alla fine tu sai parlare. Grazie, una caramella. Complimenti. Boh. Come mai non hai detto niente quando ti abbiamo chiesto di parlare? Forse perché voi tre avete parlato troppo. E lui non ha avuto modo di intervenire nella conversazione. Siamo molto dispiaciuti. Dovevamo darti il tempo di rispondere, uccellino. Ciao. Buon pomeriggio. Fantastico. Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Grazie, Cookie. Grazie, Chicca. Grazie, Budino. Prego, uccellino. Quella sera provarono tutti la nuova ricetta dei biscotti del papà. Il loro amico pappagallo parlò così tanto che stentarono a credere che un tempo fosse stato zitto. Giocare nel fango. Cookie, Chicca e Budino furono felicissimi di scoprire che finalmente la neve si era sciolta. La lunga attesa è finita! Già, finalmente è qui! Vi riferite al sole? No, io parlavo della nuova altalena! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La provo io per primo! Stai attento, Cookie! La nuova altalena era nel bel mezzo di una pozza di fango appiccicoso e rivoltante. Ci sporcheremo di fango!
piango se cercassimo di arrivare all'altalena. Se papà fosse qui non avremmo problemi. Ci prenderebbe tutti in braccio e ci porterebbe laggiù. Ma Budino, papà non può aiutarci. Ora è al lavoro. Pronto? Sì, esatto, sto lavorando in fabbrica. Idea! Usiamo i trampoli per attraversare il fango. Cookie, hai qualche suggerimento migliore di questo? Beh, potremmo attraversare il fango stando seduti su qualcosa. Che cosa facciamo? Sa come possiamo attraversare? La pozza non è molto profonda. Ci basteranno degli stivali di gomma per attraversarla. Ora i dolci gattini avevano dei bei sorrisi sul viso e stivali di gomma ai piedi. Ma anche Tortina e Nerino volevano divertirsi sulla nuova altalena. Vieni, Tortina! Stai attento, Nerino! Non sarò più così bella se mi ricopri di fango. Ciao! Detesto il fango. Ehi, Chicca, vuoi provarla tu per prima? Sì, grazie, Tortina! Questa sarà una cosa davvero divertente! Cerca solo di non sporcarmi gli stivali col fango! Oh no! C'è fango dappertutto! Guardate, persino Nerino si è ricoperto tutto di fango! Non ridere, guarda il mio vestito! E la mia camicia! Dai, Budino, non piangere! Te la lavo con l'acqua di una pozzanghera! Purtroppo, aggiungendo l'acqua, il fango si sparse ancora di più. Adesso sono ancora più sporco! Visto che siamo già tutti completamente sporchi, propongo di giocare a fare gli angeli nel fango! Cookie, scusa se te lo dico, ma è disgustoso! Ragazzi, mamma si arrabbierà quando vedrà che ci siamo sporcati così tanto! Ma non è colpa nostra se c'è il fango! Prima di giocare fuori, dovremmo aspettare che si asciughi! E quanto tempo ci vorrà? Secondo me ci metterà tutta l'estate! Oh, caspita, vedo che vi siete divertiti molto! Ci dispiace tanto di esserci sporcati tutti di fango! Ma non ti preoccupare, abbiamo deciso di non giocare più fuori! Almeno finché non arriverà l'estate! Non andrete a giocare fuori fino a quest'estate! Oh, mammina, ti sei infangata come noi! È vero, ma un po' di fango non ha mai fatto male a nessuno! Ma non ti si è rovinato il vestito? Niente affatto, è solo un po' di sporco! Ci penserà la lavatrice a farlo uscire come nuovo! Urrà! Facciamo un applauso alla meravigliosa lavatrice! I vestiti si possono lavare, ma sporcarli di proposito non è una bella idea! Così facendo potresti ammalarti! Allora non dobbiamo aspettare in casa che il fango si asciughi! Ma certo che no! Anche se c'è del fango, vi farà bene stare all'aperto! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! In quel momento tornò a casa papà. O almeno sembrava lui sotto tutto quel fango. Ciao! L'auto è rimasta bloccata nel fango e sono dovuto scendere a spingere. Con tutto questo fango addosso, più che dei gattini, sembriamo dei maialini. La lavatrice lavò subito i vestiti infangati. Poi uscirono tutti insieme a divertirsi in famiglia. E nessuno si preoccupò di sporcarsi un pochino. Dolci postini! Una bella mattina, il signor postino passava allegramente con il furgone a consegnare pacchi e lettere. Ma qualcosa sembrò andare storto. Mi sa che qualcuno non riceverà i pacchi tanto attesi. Scommetto anche che li aspetta con tanta impazienza. Ehi, perché non li consegniamo noi tre? Io ho sempre pensato che sarebbe fantastico fare il postino. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ma l'acqua aveva cancellato gli indirizzi sui pacchi. Come potevano i dolci gattini sapere a chi consegnarli? Mi è venuta un'idea grandiosa! Possiamo indovinare per chi sono i pacchi studiando l'aspetto delle scatole. Questa è una scatola carina, decorata con un bel nastro e un fiocco. A chi piacciono le cose belle? Facile, a Tortina! Oh, mamma, è un pacco
sacco bellissimo! Questo sembra contenere un maglione bello caldo. Perciò deve essere per Boris. Lui prende sempre il raffreddore. Credo che in questo ci sia un ombrello nero. A chi dei nostri amici piace il colore nero? A Nerino, ovvio! Ma di chi sarà l'ultimo pacco? Forse contiene ingranaggi e bulloni per Leo. O forse una navicella spaziale per Razzo. Per ora mettiamo da parte il pacco misterioso e consegniamo gli altri, d'accordo? I dolci gattini consegnarono prima il pacco a Nerino. Dentro però non c'era un ombrello, ma un tablet, ed era di colore tutt'altro che nero. Il secondo pacco venne consegnato a Boris, destinatario di un bel maglione caldo. Oh no, non è il cappello che desideravo, ne volevo uno con i colori dell'arcobaleno e i campanellini. E Tortina ricevette il pacco decorato con il bel nastro e il fiocco. E questo cos'è? Così mi sembra di essere un clown. Adesso non ci resta che capire a chi va consegnato l'ultimo pacco. Ehi, aspettate! Io non ho ordinato un buffo cappello da clown, io sto aspettando un tablet rosa! E allora chi l'ha ordinato questo buffo cappello? Qualcuno a cui piacciono i clown, giusto? Allora quel gattino è Boris! Ecco finalmente il cappello che volevo! Con questo assomiglio ad un vero clown che fa ridere, giusto? Non vedreste mai una cosa così nera indossata da un clown! Ma indosso a Nerino, sì! Urrà! Il mio maglione! Bello e così tetro! A te sta davvero bene, Nerino! Questo deve essere il tablet che stava aspettando Tortina! Che bello, grazie, Chicca! I dolci gattini consegnarono tutti i pacchi ai legittimi proprietari. Restava ancora la scatola misteriosa. Apriamolo e vediamo cosa contiene, così capiremo chi è il destinatario. No, Cookie, non si apre la posta di qualcun altro. E allora che ne facciamo? Sono stanco di trascinarmelo in giro. Il ritorno del postino fu accolto con gran piacere. Oh, Chicca, Cookie, Budino, mi sono caduti dei pacchi dal furgone. Non è che li avete visti per caso? Oh, ma quello è uno dei pacchi. Ma certo, li abbiamo trovati noi! E li abbiamo consegnati ai legittimi proprietari! Oh, grazie infinite, gattini! Cominciavo quasi a temere di averli persi per sempre! Però non siamo riusciti a capire perché ha questo pacco! Beh, se l'etichetta è sbiadita, utilizziamo il numero sul lato! È il pacco numero 125! Ecco l'indirizzo! Andiamo a consegnare il pacco! Evviva! Bene, siamo arrivati! Oh, ma quella è la nostra casa! Sì, è proprio lei! Ed è anche il luogo in cui va consegnato il pacco! Ci sta dicendo che abbiamo consegnato un pacco a noi stessi! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La scatola misteriosa conteneva dei regali da parte della nonna. Che carina! I dolci gattini erano contenti di aver contribuito a portare gioia e felicità ai loro amici e a loro stessi.